aspetta, dobbiamo fare cosa? Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 dei 10 obiettivi di videogiochi più difficili. Ma prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi a WatchMojo. Per questa lista consideriamo obiettivi impossibili in videogiochi presi da ogni genere di piattaforma. Numero 10, Impossible Boy Super Meat Boy. La maggior parte degli obiettivi sbloccabili nel celebre titolo indie si possono raggiungere semplicemente non facendo mai morire il nostro eroico pezzo di carne in tutti i livelli. Però c'è un problema, molti degli obiettivi sono impossibili! Il piuttosto di tutti mette il giocatore nel ruolo di Bandage Girl con cui dobbiamo superare indenni tutti i livelli del Dark World nel percorso Vicolo del Cotone, che di cotone ha solo il nome, visto che è pieno di trappole mortali e lame rotanti. Facile! Numero 9. Maestro, Star Wars Battlefront. Speriamo ci becchiate più degli Stormtrooper con i blaster, perché ne avrete bisogno. Per sbloccare il titolo di maestro, il giocatore deve finire al massimo tutte le battle mission e la survival in difficile, che significa tenere duro contro cattivi su pianeti come Hoth, Tatooine, mentre ti vengono buttate addosso vagonate di soldati imperiali e ribelli finché non vinci il proprio schieramento. Riuscirci a arrivare al rank di maestro è davvero impossibile, per non parlare del fatto che Darth Vader vi farà un mazzo così. Numero 8. Il mio Kung Fu è più forte, Mortal Kombat. Avere la mastery del personaggio? Vabbè, sembra una cosa piuttosto forte, come faccio ad averla? Facile, devi vincere 100 partite, fare 100 fatality con tutte le variazioni, fare 150 X-ray, versare 10.000 litri di sangue e finire le 24 ore di gioco. Certo, sembra una cosa lunghetta, ma vedrai che dopo un po'... Aspetta, che bisogna farlo per ogni personaggio? Esatto, dovete fare tutto quello che abbiamo appena detto per ogni personaggio, quindi 28 volte. Ok, giochiamo altro? Numero 7, Esploratore Universale, World of Warcraft. È meglio che vi prepariate la cavalcatura, perché state per farvi un bel viaggetto per tutta Azeroth e anche oltre. Per ricevere il titolo di esploratore, i giocatori non solo devono andare a scoprire tutte le regioni dei regni orientali, delle terre esterne di Kalimdor e Nordania, ma anche tutte le aree delle gigantesche espansioni di Cataclisma e Nebbia di Pandaria. Sono più o meno un centinaio di regioni da visitare, considerando il genere di bestie che abita quei posti, non è che si tratti di una passeggiata in campagna. Numero 6. 7 giorni di sangue, Dead Rising. Al povero Frank West non è che vada molto bene, già che essere bloccati in un mall strapieno di zombie non è proprio il massimo, ma doverci stare per 7 giorni di fila certo non aiuta. Per sbloccare questo obiettivo, che oltre a mangiare Frank mangerà anche la vostra vita sociale, i giocatori devono sbloccare l'Infinity Mod. Da qui un incubo senza fine, visto che i 7 giorni sono più o meno 14 ore di gioco non-stop. Salutate amici e parenti e buon fine settimana a sparare ai morti. Numero 5. Seriamente 3.0, Gears of War 3. Se riuscite a portarlo a termine, siete tosto come Marcus Fenix. 1. Dovete raggiungere il livello 100, che è già una follia di per sé, ma comunque. 2. Dovete prendere le medaglie Onyx, tutte e 6. Queste includono, ma non si limitano a, uccidere 1000 nemici col Captive, fare 6000 esecuzioni, mirare 12.000 nemici, riportare in vita 12.000 compagni, fare 25.000 ricariche attive perfette, vincere 3.000 partite, guadagnare più di 7 milioni di punti in arcade, fare 6.000 kill con ogni singola arma e finire la campagna alla massima difficoltà. Ok. Numero 4. Vescica d'acciaio, Rock Band 2. Questo è uno di resistenza, potete infatti abbassare la difficoltà, ma il fatto è che dovete comunque suonare 84 canzoni di fila senza pausa e senza fallire.
Che siate bravi a cantare, suonare chitarra o batteria, dovrete tirare fuori il signore della musica che è in voi per resistere tutto il tempo, visto che l'obiettivo è troppo perfino per i più accaniti fan di rock band. Tra il massacrarvi suonando Painkiller di Judas Priest e premere per sbaglio il pulsante pausa, finire l'obiettivo farà anche finire la vostra pazienza. Numero 3, Imperatore, The Elder Scrolls Online Unleashed. Beh, chi non vorrebbe regnare sui cittadini dell'impero avendo un enorme potere venerato come il più grande di Tamriel? Beh, buona fortuna nel provarci, perché dovrete prima far fuori migliaia di altri giocatori per avere il trono. Non solo i vostri alleati dovranno controllare ogni forte o postazione attorno alla città imperiale, ma dovrete anche essere saldamente in testa alla classifica, il che significa che dovrete letteralmente essere il migliore. I bonus del trono sono pazzeschi, certo, ma arrivarci è praticamente un'impresa da pazzi. Numero 2, Mr. Perfect, Mega Man 10. Anche quelli che hanno giocato a Mega Man l'ultima volta su un cabinato negli anni 90 sanno che non beccare danni è un'impresa impossibile, specialmente contro i boss finali, il che rende questo obiettivo particolarmente tosto, visto che dovrete finire il gioco senza subire un colpo. Sia come Mega Man che come Proto Man, i giocatori dovranno saltare e sparare all'impazzata come matti per far fuori tutti i nemici in tempo, come se il gioco non fosse già abbastanza difficile, ma che cavolo! Prima di svelare la numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. Numero 1, 90 Day Streak, World of Guns, Guns Disassembly. Siete per caso uno di quei gamer schizzati per le armi? Beh, se questo include anche essere appassionati del loro funzionamento, potrebbe essere il gioco che fa per voi. E cavolo, se è pure difficile. Per completare l'obiettivo, dovrete ricreare la forma dell'arma dal calcio al grilletto al più piccolo bullone per 90 giorni di seguito senza commettere un errore, altrimenti ricomincerete da capo. Considerando quante siano le armi nel gioco e quanto tempo ci si metta, è una cosa che vi porterà sulla strada della santificazione se ci riuscirete. D'accordo con la nostra lista? Guardate anche le nostre altre top 10 e iscrivetevi a Wash Mojo Italia.